Let's go bitches, benvenuti a questo nuovo episodio di I Segreti dei Pro. In questo caso cercherò di darvi semplici consigli per poter migliorare il vostro gameplay. Ovviamente quello che è il mio consiglio è di utilizzare tutto quello che vi sto dicendo assieme agli altri episodi della serie I Segreti dei Pro. Voi direte, ma perché? Beh, perché tutti i Segreti dei Pro fatti tutti assieme, diciamo, portano un bagaglio di conoscenza di Call of Duty che tutti dovreste avere per poter migliorare esponenzialmente il vostro modo di giocare. In questo caso, per quello che vi posso dire, io ho seguito ovviamente i Segreti dei Pro, ma fate anche i Power Personal Trainer perché possono aiutare a migliorare i vostri riflessi, la vostra mira, come trattenete il rinculo, come migliorare l'aggancio e tantissime altre cose. Quindi mi raccomando, anche quello è un allenamento molto importante. Comunque, iniziamo subito con quello che è il primo consiglio. E la prima cosa che vi voglio dire, prima di andare immediatamente a vedere quelli che sono i 5 consigli che posso darvi io da giocatore professionista, beh, è di spolliciare questo video, di farlo arrivare a 1750 like, pure per far uscire ovviamente il prossimo episodio, il prossimo Segreti dei Pro. Quindi mi raccomando, spolliciatelo il più possibile, fate passaparola, fate il possibile, ovviamente andate a vedere i vecchi video e a mettergli like se vi sono piaciuti e se vi hanno aiutato a migliorare. Comunque iniziamo subito con il primo consiglio. Bene, come primo consiglio voglio dirvi di una tecnica che si usa, principalmente si usava su Halo in questo caso, ed è stata portata qui su COD. Allora, non so se avete mai visto i giocatori di Halo, molti giocatori hanno una, diciamo, un'impostazione che si chiama autocentro, cioè praticamente la visuale scala e va direttamente, dopo che l'avete girata, se state fermi qualche secondo, direttamente al centro dello schermo. Questa opzione, questa diciamo cosa, si chiama centering in inglese in questo caso, cioè centrare, se così si può dire. E cosa sarebbe il centering? Il centering sarebbe una sorta, diciamo, di cosa che dovete fare quando giocate, cioè tenere sempre la visuale al centro dello schermo. Se vedete Scumpy, Clayster, Formal, tutti i giocatori professionisti, tutti comunque i giocatori bravi, mantengono la visuale al centro dello schermo perché è lì che si trova la parte più grande comunque, e la parte ovviamente da colpire di un giocatore. Su console non si va per l'headshot come su PC, su giochi come Counter Strike e tanto altro, prima cosa perché c'è l'automira che quindi distrae quando si spara, e seconda cosa perché ovviamente si muore facilmente con pochissimi colpi, e sparare alla testa non è così utile, pure perché il moltiplicatore dell'headshot è 1.1, non so se lo sapete questa cosa. Quindi ricordate, quando siete in movimento, io ora vedete non sto mirando al centro dello schermo, mi giro, quando sono sceso abbasso la visuale e vado per il centro dello schermo per cominciare a trucidare ovviamente le persone. Come vedete, così posso tenere sempre la visuale agganciata sull'avversario, mandare tutti i colpi a segno e non sbagliare mai. Molte persone fanno questo errore di giocare così, di guardare un pochino per terra, ed è questo l'errore più sbagliato che si può fare quando si gioca a Call of Duty. Mai giocare guardando così, bisogna sempre avere la visuale al centro dello schermo, pure perché se vi arriverà un nemico davanti dovrete alzare la visuale, andarlo a prendere con la mira e poi colpirlo. Così in verità il nemico si troverà solo sul vostro asse X e quindi sarà molto facile trovarlo. Bene, andiamo con il consiglio numero 2. In questo caso voglio parlarvi della sensibilità. Come sapete ho fatto un video a proposito che è ovviamente le mie impostazioni, e quando ho spiegato le mie impostazioni, le ho fatte vedere, ho fatto anche un test che faceva vedere la sensibilità e l'automira come cambiano e quello che fanno. Quindi il mio consiglio è andatevi a vedere quel video come secondo consiglio perché è molto importante. E per quanto riguarda le sensibilità, ovviamente non utilizzate sensibilità più alte di 6 secondo me. Non giocate con la sensibilità mettendo io metto 4, poi metto 6 di Y, queste cose. Massimo fate una variazione di 1 e la X, la sensibilità X al massimo deve essere sempre un pochino più bassa della Y, ma niente di più. Io come vedete ora ho ricambiato ancora e gioco con 4 di X, X5 e 4 di Y, non ho più 5, ma mai fare una cosa del genere, mai andare a fare cose del genere, non giocateci con la sensibilità, tenete una sensibilità perché non è colpa di quella se diciamo non riuscite a uccidere un nemico o altre cose. Ovviamente ci sono tanti fattori che influiscono e usare sensibilità bassa è la cosa migliore. Se però utilizzano queste cose, beh, ci sarà un motivo, non sono stupidi ragazzi, sono i migliori giocatori di Call of Duty al mondo e quindi ci sarà una motivazione se utilizzano queste impostazioni. Per quanto riguarda un'altra cosa importante, vi ho già spiegato cosa succede quando si ha una sensibilità troppo alta all'automira e al rinculo, quindi mi raccomando andatevi a vedere quel video. Passiamo subito al terzo consiglio.
Come terzo consiglio che vi posso dare, allora, per prima cosa riguarda l'equipaggiamento. Come vi ho detto, vi ho già detto che per un pro player devi usare ovviamente un monitor, comunque per chi vuole giocare Call of Duty ad alti livelli o comunque fare bei gameplay, belle cose, devi avere almeno un monitor per poter giocare perfettamente, in questo caso da 24 pollici massimo a un minimo di 22. Con un tempo di risposta molto basso e ovviamente le cuffie, ma le cuffie non sono così importanti perché vi basterà comprare un qualsiasi paio di cuffie USB con microfono che possono tranquillamente andare bene sulla Play o comunque pure per l'Xbox, stessa cosa, non serve per forza avere le Astro A40 con il mix amp, non è quello il problema, pure perché l'audio non è un fattore così importante secondo me, basta un qualsiasi paio di cuffie attualmente, ovviamente non quelle del cellulare, quelle sono cuffiette, ricordate, c'è una differenza incredibile con le cuffie normali. Comunque, quello che vi voglio dire oltre a questo è che ci stanno anche altre cose che molti giocatori professionisti usano per migliorare la propria mira e la propria abilità. In questo caso io sto giocando con uno scuff, ora come vedete sto giocando con uno scuff che aumentano sicuramente la bravura di un giocatore, perché cosa vi consente di fare uno scuff? Cos'è che dà uno scuff rispetto ad utilizzare un pad normale, rispetto a giocare in bumper jumper e quelle altre modalità che mi avete detto in questo periodo? Allora, per prima cosa c'è una motivazione se tutti i giocatori pro lo hanno e non è solo per la sponsorizzazione, pure un fatto di comodità che dà giocare con questo tipo di controller. Per prima cosa, quando giocate con uno scuff dovete pensare che voi non staccherete mai il pollice dall'analogico, e quindi quando siete in salto, siete in scivolata e in altre situazioni state facendo un wall run eccetera, potrete cambiare armi e continuare comunque a mirare un giocatore e ovviamente vedere quello che sta facendo. Cioè voi quando siete in aria, per esempio in una situazione del genere, io posso continuamente, vedete, mi sono staccato saltando e continuavo a seguire l'avversario. Questa è una cosa molto utile che fa lo scuff ed è per questo che molti giocatori lo usano, ma ovviamente non è l'unico, diciamo, modo di giocare. Come sapete esiste anche la Claw, di cui vi ho sempre parlato e che vi ho detto che se non volete comprare uno scuff, almeno utilizzate la Claw. E ovviamente farò un video riguardante solo la Claw, facendovi vedere sul pad sia della One, sul pad sia della PS4 eccetera eccetera. E ovviamente spolliciate questo video, portatelo a 1750 like come vi ho chiesto, e vi diremo di fare questo video sulla Claw. Comunque, questa è un'altra cosa, un'altra periferica che utilizzano i giocatori. Un'altra cosa che utilizzano molti player è il Counter-Strike. Come sapete lo utilizza Clayster. Mi pare pure Parasite che si è messo ad utilizzare il Counter-Strike. Praticamente i Counter-Strike, ora ve li faccio vedere prendendoli da qua, sono degli analogici extra che si possono mettere sul vostro pad. Come questo qui che vedete qua, questo è un Galaxy ed è quello, la versione alta. Praticamente questo qui si mette sul vostro pad così. Ora vi faccio vedere, guardate sopra sul vostro analogico, e praticamente cosa fa? Aumenta l'angolo. Come vedete qua posso fare questo movimento, vedete? Se invece io metto questo, posso aumentare l'angolo in cui il mio dito si muove, come vedete, quindi essere più preciso nei movimenti piccoli, specialmente da lontano. È questo quello che fa. Molti pro player lo usano, come vedete anche Clayster, che comunque è un giocatore della Madonna, lo usa, serve per aiutarvi nei gunfight, che molti giocatori infatti gli serve questa cosa, quindi ve la consiglio. Tutte queste cose di cui vi ho parlato, ovviamente c'è il mio codice sconto, Power, e con il 3 ovviamente sia sul sito della Counter-Strike sia su quello della SCAF. Ma io non sono qui per pubblicizzare queste cose, io vi sto dicendo cosa vi può aiutare, ma molte persone sono brave anche senza tutte queste cose. Come sapete io ho giocato per anni in Claw e ora è solo per un fattore di comodità comunque, e che mi trovo meglio con il pad della PS4 a giocare senza la Claw. Ma in verità, cioè, Scumpy gioca con la Claw per esempio, e quindi non è un problema. Jurd pure non crea nessun problema a giocare in quel modo, quindi non vi preoccupate. Ma passiamo al prossimo consiglio, spero vi sia piaciuto questo video e che vogliate che faccia il video sulla Claw ovviamente. Allora, per il prossimo, diciamo, video voglio spiegarvi qualcosa sui movimenti, qualcosa di secondo me molto ma molto importante. Praticamente quando voi giocate, tante volte troverete gente che sarà ferma in pre-aim. Cioè, per esempio, se giocate questa mappa, trovare una persona sdraiata qua o che vi aspetta in pre-aim è facilissimo, no?
ma ci sono dei modi che potete sfruttare ed utilizzare, perché ovviamente esiste il nuovo sistema di movimenti. Per prima cosa, entrare in scivolata così vi dà sicuramente una, come posso dire, una possibilità in più di poter vincere un gunfight, perché uscire così in questo modo, come ho fatto io, dà praticamente un effetto sorpresa, perché per prima cosa vi muoverete velocemente, l'avversario non saprà dove praticamente starete finendo la scivolata, e quindi potrete utilizzare anche un saltello, comunque questo metodo per schivare qualche colpo. Allo stesso modo è inutile fare questo e uscire qua preimando, perché se uno vi sta mirando, sta fermo là in preaim e vi sta aspettando, vi distruggerà in un secondo. Scusatemi, fatemi tornare questo bot di merda. Quindi è un pochino una cosa difficile da fare. Io ovviamente, se so che c'è una persona lì, o passo così in scivolata e gli sparo e poi faccio un saltello, magari per far perdere qualche colpo e farlo finire, in questo caso, sulle gambe o tra le gambe. Allo stesso modo si può anche fare questo. Si può saltare qui e quindi, se ci sono altre persone, ucciderle. Ricordate, sfruttate i movimenti. Qua siamo dentro una stanza, ma il wall run si può utilizzare, sì. Quindi questa cosa è per esempio molto importante da fare, perché vi consente di darvi un boost. E se io sono un avversario, sono qua, magari chiuso, so che voi state arrivando, mi metto qua nella porta. Quanti ne vedete che stanno lì nella porta, ragazzi? Cioè, a centinaia. E l'effetto che voi, come vi ho detto, molti giocatori professionisti giocano proprio mirando al centro dello schermo. Quindi, se io mi trovo qua, io mirerò così al centro dello schermo. Molti giocatori invece mirano guardando per terra, quelli più scarsi. Questa è anche una differenza. In questo modo, facendo quello che ho fatto io, cioè praticamente sfruttando il sistema di movimenti, facendo così, prima cosa farete prendere un colpo a chi sta aspettando là, magari. E allo stesso modo, se uno è qua, verrà sorpreso, cioè io dovrò alzare la visuale. Quindi questa cosa mi permetterà, tra l'altro, di avere un vantaggio anche di posizionamento sull'avversario e di sorprenderlo. Quindi giocate pensando a come sorprendere un avversario. Cioè, per esempio, quante volte sapete che ci sta una persona che aspetta qui in Edglitch? Cazzo, andate così, se lo volete prendere, passate sotto, lui non vi può prendere, perché in quella zona, praticamente, se voi sapete che c'è uno lì in Edglitch e voi gli passate così e poi saltate alla fine, lui farà questo. Oddio, oddio, e voi invece sarete andati in aria in questo caso. Quindi utilizzate questa tecnica perché è molto utile. Sfruttate la mappa, sfruttate il nuovo sistema di movimenti. Non siate, diciamo, come posso dire, non siate avari in questo caso, sfruttateli questi doppi salti, ci sono, eccetera, eccetera. Ok, che il Call of Duty è tornato un pochino ai vecchi tempi, bisogna posizionarsi per bene, ma questa qui è una delle cose fondamentali: saper sfruttare la mappa, quello che avete intorno, come già vi ho fatto degli esempi qua. Comunque, continuiamo con l'ultimo e finale, diciamo, il consiglio finale. Allora, questo consiglio è più un avvertimento che dovrete cercare di capire quando state giocando. Praticamente, quando giocate, come vedete, io non corro quasi mai, se non nelle situazioni in cui so dove sarà un nemico. Cosa vuol dire questo? Che io, vedete, allora, facciamo conto che io mi sto muovendo qui, in questa zona della mappa, ora ci potrebbe essere un nemico davanti a me, quindi mi fermo e preimmo. Mi giro a destra, preimmo. Non giro mai l'angolo correndo. Preferisco sempre utilizzare il fatto che posso stare in preim per girare gli angoli o comunque nelle parti sensibili. Se un nemico poi mi sorprende perché non me l'aspetto in un punto della mappa, ovviamente cosa faccio? Salto via, cerco di trovare il modo di andarmene. Come vedete, io giro sempre l'angolo preimando. Ieri l'avete visto in cerca e distruggi come mi muovevo, quello che facevo, e questa cosa differenzia molto un player bravo da uno scarso. Perché questa cosa? Perché vuol dire che voi avete la coscienza di sapere cosa c'è intorno a voi, di dove ci sono le zone calde del gioco e le zone dove non ci sono nemici. Dovete sapere sempre che quando vi muovete, questo è un fatto di conoscenza, non serve a niente correre. Non è che il giocatore forte è quello che corre in faccia a tutti e annienta le persone, perché correre in faccia a tutti è una cosa stupida e sfrutta solamente i propri riflessi. Non ci si può fidare sulle proprie riflessi, perché magari, se una persona è brava e sa giocare, si va a mettere in una posizione della mappa di vantaggio. Che vuol dire in una posizione della mappa di vantaggio? Come per esempio un Edglitch. Per esempio, uno potrebbe mettersi qua dietro così e aspettarvi. E se voi non girate l'angolo, magari preimmando, per esempio, facendo una cosa del genere, per esempio, se io so che c'è un nemico là, faccio così,
e provo a sparargli, cerco di sorprendere, cerco di pensare ogni volta quando gioco alle possibili posizioni degli avversari. Per esempio potrebbe esserci un nemico davanti a me, non c'è nessuno, mi gira a sinistra, eccolo, ora ricontrollo a destra, preimo, non c'è nessuno, sto cercando, eccolo qui, capito? Sempre cercare di avere un vantaggio sugli avversari. Vi hanno dato la possibilità di preimare, utilizzatela ragazzi, cioè parliamoci chiaro, non è che non si può utilizzare, è così che si gioca a Call of Duty, si muore con pochi colpi. Se correte, se andate in giro rushando, le vostre probabilità di morire sono molto ma molto più alte. Voi dovete cercare non solo di giocare mettendovi in una posizione di vantaggio rispetto agli altri, quindi come vi ho detto, se un giocatore sta sempre con la mira al centro dello schermo, stare più in alto di lui è sicuramente un fattore, più in alto sempre meglio che stare più in basso, perché più in basso è diciamo peggiore. Ma quindi questa qui è una cosa molto importante, sfruttare la mappa, sfruttare il fatto di preimmare quando gira degli angoli, cercare di vedere dove sono gli avversari. Un'altra cosa del preim molto importante è quando voi siete in un gunfight con un nemico, per esempio quando uscite da un muro saltando, il mio consiglio è di saltare e di preimmare. Perché saltare e preimmare? Perché in questo caso potrete vedere dove è un avversario e staccare e riattaccare la mira. Una cosa che molte persone non capiscono è, per esempio, nei gunfight, cosa succede? Vedete qua? Può succedere questa cosa. E cosa fare? Staccate la mira, andate oltre all'avversario e riattaccatela quando potete. Un'altra cosa, come vi ho detto io, quando dovete girare un angolo e siete in salto, fate sempre questo, cioè uscite in pre-aim. Perché in questo caso in pre-aim? Perché in pre-aim potrete direttamente agganciare l'avversario, in questo caso al petto. Non serve fare snapshot quando siete in aria, perché quando siete in aria dovrete controllare il salto, dovete controllare la direzione, dovete controllare l'analogico. Quindi tenete schiacciato sul, diciamo, sull'analogico della visuale per pre-aima, e pre-aimate tenendo premuto il grilletto sinistro. Questo è un avvertimento, perché sicuramente vi può dare un aiuto in più. Non è così semplice sparare in volo, ma ovviamente vi ci abituerete. Poi se avete uno scuffo, giocate in crawl, è sicuramente più comodo. Quindi se c'è un nemico alla mia destra, io ora premo, salto ed eccolo qua il nemico. Il nemico si troverà proprio al centro del mio schermo. Perché? Perché io lo faccio andare diciamo la mira al centro. Cioè io mi metto in grado di far come posso dire, quando salto, praticamente come vedete, quando salto il nemico deve stare nella mia visuale e mi basterà spostare di pochi centimetri la visuale per prenderlo, come vedete, così in continuazione. Quindi ricordate questa cosa, sempre sfruttare il pre-aim e girare la visuale quando siete in salto. Io spero vi abbiano aiutato questi consigli, se ne volete vedere altri, se volete che la serie dei segreti dei pro continui, speriamo di arrivare a più di 1750 like, mi sono dato questo target un pochino random. Quindi bitches, spero vi sia piaciuto questo video, ricordatevi di andare a vedere i segreti dei pro, ricordatevi di andare a vedere anche ovviamente Power Personal Trainer, perché vi può aiutare a migliorare la vostra mira. Se avete problemi per esempio di aggancio, se avete problemi di mantenere la mira sul bersaglio, se avete problemi di movimento o tantissime altre cose, ovviamente potrete seguire quegli allenamenti per migliorare. Io vi saluto bitches, ci becchiamo al prossimo video, ovviamente faremo anche questo video sulla Clue, chissà se ci vedremo anche oggi in streaming per altre game battles assieme ad altri ospiti speciali. Quindi let's go.